E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabriel Host e benvenuti in questa nuova recensione. In questo videogioco di Marvel Spider-Man vi spiegherò le risorse, capite? Dovete capire quali sono i gettoni che voi avete ottenuto. Questi sono gettoni ottenuti, ma ricordatevi che i gettoni sono sei, hanno sei colori: blu, verde, arancione, viola e rosso. Prima vi dico il titolo e poi la descrizione. Gettoni ricerca. Apri e completa le stazioni di ricerca per ottenere gettoni ricerca. Gettoni simbolo. Fotografa i luoghi simbolici della città per ottenere gettoni simbolo. Gettoni base. Sgombra gli insediamenti nemici per ottenere gettoni base. Gettoni crimine. Sventa i reati per ottenere gettoni crimine. Gettoni sfida, completa le prove per ottenere gettoni sfida. E gettoni zaino, trova gli zaini nascosti in città per ottenere gettoni zaino. Capite ragazzi? Più gettoni trovate, maggiori sono le possibilità che vi create. Avete visto? Gabriosta è stupito e sbalordito, non vedeva da anni un gettone di quel colore. Sono di grande valore. Vi consentono di acquistare costumi e gadget, capite? Bene, è tutto ragazzi, vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Poi ricordatevi di prenderli tutti i gettoni. Seguitemi sempre in ogni video che recensisco e poi ricordatevi che i gettoni sono troppo spettacolari in questo gioco Marvel Spider-Man. Si vincono facilmente. Dovete cercarli in tutti i quartieri.